Ciao a tutti da Mario Carbone, oggi vedremo la parte B di Luma Ritirlo. Dovrò ascoltare quindi prima la parte quella elaborata, diciamo, con note per terze, insomma, ad abbellimenti, poi passeremo allo studio della parte quella semplice. E quindi è così. Questa è la parte, diciamo, quella elaborata, anzi ci ho aggiunto qualcosina ora, diciamo, presa diretta. Notate gli abbellimenti, una volta che li avete capiti diventa tutto facile. Ovviamente anche ci sta questo metodo che ho fatto, insomma, per proprio gli abbellimenti, terzine e quant'altro. Se fate questo metodo vi uscirà tutto in automatico, gli abbellimenti, però ci vuole dello studio, non è che le cose escono da sole. Noi vedremo la parte semplice, quella, ecco qua, questa qui. Chiaro? Allora, siamo alla parte B, abbiamo in chiusura, vedete, 3, 3, 3, poi due cerchiate, 3, che è questa, in sesta posizione in chiusura, questo. Qui, insomma, io faccio vedere due modi di farle, come scritta ora è proprio, insomma, è quella parte. Se incontrate difficoltà fate 3, 3, 3, 2, 2. È molto più facile, proprio semplificata tanto così. Se avete difficoltà, metto 69 così, un po' più veloce così. 3. Facilissimo così, eh? Quindi. Proprio semplice, quindi ogni nota dura una pulsazione. Ovviamente non la sto eseguendo come è scritto, la faccio vedere prima così, poi se riuscite a farla la facciamo come scritta. Molto più semplice così. Quindi 3, 3, 3, 2 cerchiato, 3. Fate questo per 10 minuti. Ripetetelo tantissimo, chiaro? Ok, vi metto in video ciò che dovete fare. E questo, vi ricordo, non stiamo eseguendo la ritmica scritta per semplificarla, però poi vi farò vedere proprio tra poco come possiamo, per chi non ha difficoltà, insomma, di farla in un altro modo. Chiaro? Bene, avete fatto questo ora, quindi. Tutto in chiusura. Andiamo avanti, abbiamo il quinto dito in apertura, una pulsazione, poi nuovamente il 5 con quattro pulsazioni, quindi 5, poi 2, 3, 4 pulsazioni, chiaro? Quindi 5, poi e poi 4, chiaro? Quindi 5, 5, chiaro? E alla fine il 4 di questo rigo, quindi. Anzi, possiamo fermarci al 5 perché il 4 fa parte, diciamo, della frase successiva. Quindi 5 e 5, 4 pulsazioni. Quindi 5 una pulsazione, poi 4 pulsazioni. Quindi ricapitolando tutto questo rigo, abbiamo 3, 3, 3, 2 cerchiato, 3, 5, 5, 4 pulsazioni. Questo ripetetelo per, diciamo, un'oretta, chiaro? Tranne l'ultima nota. Bene, bentornati. Ora cerchiamo di fare questo che c'è scritto qui. Praticamente, se notate bene, sul secondo 3 dobbiamo soffermarci un po' di più su questa nota e anche su questa. Cioè, dobbiamo fare questo, ascoltate. Per chi ci riesce, chi incontra difficoltà, può ritornare sul video fra un mesetto, magari, e farlo così. Quindi, per chi incontra difficoltà già in quel modo, prosegue, può anche non ascoltare questi 2-3 minuti che faccio questa, vi spiego quest'ora, eh? Quindi vi soffermate praticamente su questo dito, sul terzo dito, per due pulsazioni, esattamente una e mezza. Non appena sentite la seconda pulsazione, subito suonate questa, quindi diciamo che dura una pulsazione e mezza, ma con l'orecchio dovete sentire due pulsazioni, la prima, la seconda, subito questa, quindi una pulsazione, la prima, la seconda, subito questa, chiaro? Vi faccio capire, è così, una pulsazione, ora ne sento uno, due, subito l'altra nota, il terzo dito nuovamente, tre, una pulsazione, due,
questo, eh? Quindi uno, sempre due pulsazioni. Ascoltate, fermo il metronomo. Una pulsazione, poi premo il 3, batto il piede, una pulsazione, due pulsazioni, subito suono nuovamente, scusate, il 3, non due cerchiate, quindi 3, 3, due pulsazioni, questo 1, 2, chiaro? Quindi una pulsazione, qua ne sento due, la prima, la seconda e subito il 3 nuovamente, chiaro? E questo posso abbassare la velocità a 60, anzi a 60, sì, così si capisce meglio qua. Quindi una pulsazione, qua due, una, due, e fate questo, una pulsazione, qua uno, due. Quindi ora facciamo solo questa nota di dopo, solo questo eseguiamo, che dura una pulsazione e mezza, ma voi ne dovete ascoltare due con l'orecchio, non appena sentite la seconda, subito ripetete il 3, così, uno. Così, chiaro? Fate questo per mezz'ora, così. Uno, due, sentite, una pulsazione, due, subito il tre. Ancora. Ancora questo. Ancora questo. Chiaro? Fate questo, state praticamente studiando questo, eh? Questo che vi ho cerchiato ora, solo questo. Ta. Quindi qua due pulsazioni. E qua niente, chiaro? Va bene. Allora, andando avanti, l'altro studio che dovete fare è anche questo. Due cerchiato, fate due pulsazioni e subito fate il 3. Sempre in chiusura, il due cerchiato, questo. Uno, due, subito il 3. Uno, due, ancora questo. Uno, due, ancora questo. Due pulsazioni, subito suono del 3. 1, 2. Lo fate per, diciamo, una mezz'oretta e poi collegate tutto. Quindi la prima battuta sarà così. La prima nota una pulsazione, poi due pulsazioni la seconda e subito il 3 nuovamente, così. Ancora questo. Quindi una pulsazione qua 2, 1, 2, subito il 3. Chiaro? Il 3 in levare. 3, 3. Pa, in levare, chiaro? Quindi. E fate questa battuta, che è la prima, per una mezz'oretta. Capita questa che uscirà anche la seconda, quindi. Ancora questo. Mi raccomando, questo 3, l'ultimo, è in levare, cioè non capita sulla pulsazione. Secondo, ecco qua. Questo 3 non capita sulla pulsazione, ma in levare, quindi tam, ta, ta, capita come se nel vuoto, ta, in levare, si dice in musica, chiaro? Quindi così è. Fatelo per mezz'ora, l'altro blocco, l'altra battuta di dopo la colleghiamo, il 2 cerchiato, 2, quindi è questa. E rifate per un'altra mezz'oretta questa battuta di dopo, che dal 2 cerchiato di qua andando avanti. Chiaro? Bene, l'avete fatto, bentornati, collegate queste due battute, sarà così. Ancora questo, due pulsazioni, subito, due pulsazioni, chiaro quindi? Lo fate. E questo lo velocizzate, poi col metronomo sarà. Quindi fate per molto tempo, perché all'inizio è un po' difficile questo. Vabbè, quindi una volta che l'avete fatto, velocizzate col metronomo e sarà tutto in riga così. Anche se lo mettete più veloce, vediamo così poco poco di più, così lo capite un po' meglio. 5, 1, 4 pulsazioni, chiaro? Ok. Poi, vabbè, questo ripetetelo tantissimo, tranne l'ultima nota, chiaro? Ok, l'ultima nota e poi andiamo avanti. Sì, questo dovete ripeterlo, se volete fare, diciamo, come ho detto ora, come scritto.
Con questa nota che dura due pulsazioni dovete ripeterlo veramente tantissimo, perché andando avanti si basa tutto su questo, chiaro? Quindi ora andiamo avanti, riprendiamo da questo 4, che lo vado a scrivere nella nuova partitura, inutile ogni volta dirvi, ecco qua, questo è il 4 della, della prima pagina, l'ultima nota, chiaro? Quindi faremo il 4 una pulsazione, 5 qua due pulsazioni, subito il 4, quindi è così. Quindi così, il 4 in levare, quindi pensiamo così, 1, 2, poi 1, 2, quindi pausa, pausa e 4, pauno, chiaro? Quindi o contate 1, 2 e poi suonate sul 3, perché notate nella pagina di prima è sul terzo movimento, quindi 1, 2, poi 3, visto che iniziamo a metà blocco, pensiamo, o pensate pausa, pausa e poi il 4, oppure 1, 2 e poi suonate il 4. Vedete voi. Quindi farete così. Pausa, pausa, 4, oppure 1, 2, poi 4, 5, 5, due pulsazioni, 4, subito 5, 5. Chiaro com'è? Se avete difficoltà lo facciamo prima semplice, una volta solo semplice, così senza quella nota che dura due, così 1, 2, 4, 1. Praticamente fate ogni nota che dura una pulsazione, cioè appiattite un po' tutto, chiaro? Ogni nota una pulsazione, per semplificarla, da 4, la sfiorate prima magari così, tranne l'ultima che dura 4 pulsazioni, chiaro? Quindi farete questo in apertura, 1, 2, poi 4. 5, 4, 5, 5, 4, 2 cerchiato, 3, 5 pulsazioni, quindi 2 cerchiato, una pulsazione, il 3, 5 pulsazioni, e ripetete questo tantissimo, così 1, 2, 4, 5, 5, 5, 5, 4, chiudete. Bene, il video vi metto questo rigo, ripetete tantissimo. Valutate voi se farlo prima semplice, però ora lo vediamo, diciamo, ripetetelo semplice, ora lo facciamo soffermandoci di più, insomma, su 5 come abbiamo fatto prima, come in effetti notate qua non c'è il basso in levare, quindi 5, 5, pa, pa, quindi questo, se, qui sentirete due pulsazioni, qua anche due pulsazioni. Sarà semplice se avete fatto, diciamo, l'ultimo rigo della prima pagina per bene, se no altrimenti sarà difficile. Se incontrate difficoltà dovete andare a ripetere quello di prima, quindi 1, 2, 4, 5, due pulsazioni, due pulsazioni, 1, chiaro? E ancora questo, 1, 2, 5, 2 pulsazioni, 2 pulsazioni, chiudo 2, cerchiato 1, 3, 1, 2, 3, totale 5, o contate 2 più 3, oppure vabbè, contate 5, non voglio confondere l'idea. 1, 2, troppe nozioni vi confondono, insomma, questo è il discorso. 1, 2, 2 pulsazioni. Potremmo sfuggire anche questo 4, però diventa un po' complicato. Questo 4, ta-ta-ta, però lasciamo stare, facciamo semplice com'è. Quindi fatevi questo per magari una settimana, solo questo. Poi lo collegate, diciamo che l'avete fatto, bentornati, lo collegate al rigo di prima, quindi tutta la parte B e sarà così. Pulsazioni. Se incontrate difficoltà, la fate semplicissima così. Semplicissima, senza soffermarvi, insomma, una pulsazione e mezza su quelle note che dicevamo prima.
E lo ripetete ore e ore. Bene, ora dal secondo rigo, diciamo che l'avete capito benissimo. Da ricordarsi che abbiamo fatto quel ritardato prima. Vi ricordate nella lezione precedente esattamente qui quel ritardato? Qua si inizia a tempo, quindi con la velocità normale, non lento. Bene, ora siamo al secondo rigo della seconda pagina. Siamo in chiusura col quarto dito, così, quarto dito in chiusura, il 5 in apertura. Il 4 in apertura, quindi così. Fate questa una mezz'oretta. 4 in chiusura, 5 in apertura, 4 in apertura. Quindi 5 chiudo, passate, 4 chiudo, 5 apro, 4 apro. Quindi chiudo, apro. Queste tre note fatele per un'oretta, fin quando le avete memorizzate. Bene, bentornati. Sapete fare questo. Ora in chiusura 3, 2 cerchiato in quinta posizione e il 3 qui. Praticamente la stessa cosa che avete suonato, vedete? Al secondo rigo, solo che era in apertura. La stessa cosa la fate in chiusura ora, chiaro? Quindi c'è poco da spiegare. Prima facevate, ora fate in chiusura. Quindi fate questo in chiusura 3, 2 cerchiato, poi il 3, fate per 2 minuti. Bene, le collegate le tre note di prima, 4 in chiusura, 5 apro, 4, ora chiudete le tre note di poco fa. Le prime tre note che abbiamo memorizzato sono queste. Apro, 4 chiudo, apro, poi ripeto nuovamente le prime tre, le altre tre, e sono queste. Cercate per ora di ripeterle e poi di legarle anche, quindi non fermandovi tra una battuta e l'altra. E quindi uscirà così. È difficile l'inversione del mandice mantenendo un legato, quindi qua deve uscire tutto legato. Praticamente non si dovrebbe sentire l'inversione del mandice il meno possibile. Chiaro? Quindi vi faccio sentire l'errore che capita spesso, questo. Più o meno, invece di cercare di legarlo così. L'ultimo momento, fate questo esercizio, legate il 4 in apertura al 3 in chiusura. Non fate, ma questo, legati 5 minuti e poi vedrete che andandolo a seguire sarà così. Tutto legato. Fatelo, ripetete tanto tempo, poi andiamo avanti. Siamo in sesta posizione, un'apertura, 2 cerchiato e il 3 lungo, 5 pulsazioni. Quindi questo. Tutto questo secondo rigo della seconda pagina è così. Chiudo, salgo, scendo. Nuovamente lento. Chiudo. Col metronomo lento così, ascoltate, chiudo, apro, chiudo, scendo. Questo tre finale, 5 pulsazioni. Il rigo è questo, da ripetere, diciamo, ore ed ore, chiaro? Questo qua. Bene, e poi l'ultimo rigo di questa parte B non è altro che la stessa cosa che avete seguito prima, vi faccio vedere perché poi gira e rigira è sempre la stessa cosa. Vi ricordate nella prima lezione questa scala dal 5? Ecco qua. La ricordate? Sì, altrimenti avete studiato malissimo. Che era questa, ricordate? Qua la cosa che cambia è solo la prima nota. Quindi invece di fare a posto del 5 fa il 2. Non suona il 5, ma il 2 cerchiato e poi ovviamente non riprende il 5, che a posto del 5 c'è il 2 cerchiato. Quindi 2 cerchiato, poi 4, 2 cerchiato, 3, sale di una posizione, 2 cerchiato, 3, chiude con 2. Il 2 è 3 pulsazioni più una, 4. Chiaro? Quindi è così questo rigo, ripetetelo tantissimo, è facile, uguale a quello di prima, chiaro?
Bene, fatto questo, collegate tutto, tutta questa parte ed è così. La facciamo lentamente, facciamo quella con, diciamo, quella nota che, come scritta, insomma, per capirci, non semplificatissima, insomma, quindi è così. Mettiamo un metronomo lentamente a 72. Così forse un po' troppo lenta, diciamo che l'avete già studiata. 80 potrebbe andare, non molto veloce, in modo che la capite ancora meglio se avete qualche dubbio, quindi. Quindi molto lentamente, insomma. Va bene, quindi la parte questa è semplice, quindi non ci sono note per terze, non ci sono abbellimenti, è semplicissima, bisogna impararla prima così. Come notate, rigira e rigira è sempre la stessa cosa, diciamo. L'altra parte poi sarà facile. Quindi ripetete tanto la mano destra, i bassi non li mettete, mi raccomando. Andate con calma. Senza fretta, ascoltate bene la lezione, ripetete il tempo necessario per memorizzarla senza andare di fretta, perché molte volte andando di fretta il brano non si impara. Bene, se avete qualche difficoltà, insomma, scrivetemi un messaggio nei commenti, non appena avrò un po' di tempo vi risponderò. Per questa lezione è tutto, un saluto da Mario Carbone, alla prossima lezione. Ciao a tutti!